Francesco Totti, pallone in mezzo, brividino, brividino, brividino al gol! Errore, 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 orrore, errore! Della difesa juventina, non sembrava impossibile! È stato De Rossi! Ha segnato De Rossi! E sugli sviluppi del primo calcio d'angolo, dopo 5 minuti, il capitano che oggi ha lasciato la sua fascia a Francesco Totti, quindi ci sono il capitano futuro e il capitano presente, ed è stato capitano presente proprio nella sua giornata in cui gioca da difensore centrale. C'è stato il passaggio di Totti e c'è da dire che la difesa della Juventus ha un po' pasticciato, perché c'è stato anche poi la deviazione di Vidal, probabilmente è quella ultima deviazione che ha ingannato del tutto Buffon. No, ma sai perché sono agitato? Perché fate passare la Roma come lo squadrone, non ha fatto un tiro in porta. Ma la Roma non ha fatto un tiro in porta. Mettiti gli occhiali. No, ditemi quale tiro in porta ha fatto la Roma. Noi abbiamo fatti 3 o 4 primo tempo, come no? Sì, 3 o 4 dove? Recuperiamo il microfono. Giorgio Chiellini fa pareggiare la Juventus. Il traversone, il pallone calciato non benissimo da Estigarribia. È stato bravo a mettere un pallone invitante per Estigarribia, che parte in posizione regolare, svirgola il pallone completamente solo. Giorgio King Kong Chiellini pareggia il conto. Attenzione, la pallone sta linea di rigore della Juventus. Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore in favore della Roma. Calcio di rigore, calcio di rigore, rigore Giorgio Martino, Roma, Roma. Rigore in favore della Roma, che è stato travolto prima, e poi ecco che sulla mela è il pallone. C'era stato prima un intervento sul Simplice, poi sulla mela. Mettiti gli occhiali, già possibile rigore su Simplice. Inutile che ti agiti, guarda che rigore gli ha dato. Sono noi, per cortesia, guardiamo il rigore, segniamo il rigore. Giorgio, vai avanti, faccio io il contro Buffon. Totti contro Buffon. Fai, fai il cucchiaio. Due grandi amici a confronto. Parte il tiro di Francesco Totti e para Buffon. E chi si resta Buffon ha lanciato calcio di rigore. Giorgio Martino, facci giocare, mettici guanti. Antonio, I earn cake, let me tell you more. Joey crack and get 888 cook dope. One fan of two castles, energy is all. Five minds of classic, I like for six balls. Seven per evitare azioni pericolose. A 30 secondi dalla fine della partita è ancora in zona di attacco con una rimessa laterale. Poi però è stata persa questa palla, ma ancora c'è un bel intervento di Heinze, ottimo ancora la giocata di Heinze, che cerca una possibilità di inserimento di Bassei, però c'è spazio per il contropiede. 3 contro 2, Giaccherini Quagliarella taglia dall'altra parte, arriva Elia, lo stop non è dei migliori. Meno male che c'è Elia, meno male che c'è Elia. E poi cadono a terra e l'arbitro su questa azione manda tutti negli spogliatoi. Bella partita, bella partita. Allora, bella partita, andiamo, complimenti ai due allenatori. Brevissimo, un minuto Paolino, un minuto Martino, conclusione della partita. Rapidi, per cortesia, vai, Paolino. Dico sostanzialmente un pareggio giusto a questo punto per il rigore sbagliato, per la deviazione che ha salvato il risultato da parte di Steck Ellenburg sul tiro alla fine del secondo tempo su Quagliarella. Dico che due squadre che hanno giocato a viso aperto. Complimenti ai loro allenatori.